Ho preparato qualche diapositiva per l'incontro che va d'accordo sia, abbiamo detto questa mattina, ma soprattutto per inquadrare un po' il tema e cercare di uscire con delle proposte. Non credo che potremmo farle qua, ma il dato che il tema è piuttosto vasto e coinvolge più paesi, sarebbe davvero interessante che formuliamo delle proposte complessive sia di movimento ma soprattutto di contenuti culturali, intendendo la cultura non come un'erudizione ma come qualche cosa che dovrebbe costruire il futuro. E per questo magari facciamo un po' di riferimento rapido. Riprendo un po' il discorso che faceva chi prima, perché mi interessa un aspetto che non è secondario, a mio avviso, ovvero il fatto che il 7 di aprile del 1948 è la data di nascita dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e che l'Organizzazione della Sanità ha decretato da 50-60 anni che questa data va ricordata perché è la data del diritto alla salute. Attenzione, non è la data di un'organizzazione della sanità, no, è la data del diritto alla salute. Allora, a mio avviso, io credo che questo aspetto non possiamo limitarci a dire vabbè, è la loro festa, la nostra festa, o quantomeno la nostra lotta è un'altra. No, io partirei proprio dal fatto che forse bisogna mantenere una memoria ben precisa di quelli che sono i contenuti reali di questa iniziativa che 60 anni fa è stata, 68 anni ormai, lanciata con dei contenuti ben precisi. Qualcuno se l'è dimenticato nel frattempo, però forse è il caso di riprende, un po' come quando si diceva, no, che il movimento operaio, molta retorica, ma è la verità, prende le bandiere che qualcuno ha lasciato cadere, no? E questo è il tema grosso che io credo dovremmo approfondire. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ogni anno celebra la sua festa e dedica l'anno a una cosa importante del diritto alla salute, quest'anno dedica il tema alla lotta al diabete, dicendo ci sono 422 milioni di diabetici nel mondo, bisogna fare la prevenzione, benissimo, interessantissimo, importantissimo. L'anno scorso era l'anno dell'ipertensione, 2 anni fa era l'anno dell'invecchiamento, 3 anni fa era l'anno delle malattie infettive, tutti temi molto importanti. Peccato che sia sfuggito a qualcuno nell'organizzazione che c'è un problema molto più grosso del diabete, che coinvolge molto di più di 420 milioni di persone, ed è l'attacco al diritto alla salute. Allora io comincerei a dire che il diritto alla salute non è qualche cosa che ci inventiamo qua, non è qualche cosa che abbiamo inventato nel 2014, è qualche cosa, era in Francia come in Italia, che è venuto come una affermazione di un diritto di civiltà che è stato affermato da movimenti di lotta, di resistenza. Noi conosciamo la situazione italiana, la situazione francese è analoga, benissimo, non sarà un caso. Non è neanche un caso che il tema del welfare, della difesa, diritto alla salute, diritto all'educazione, diritto alla sicurezza sociale, sia stato un tema che è stato affrontato prima della fine della guerra da un governo conservatore come quello che c'era in Inghilterra, di Winston Churchill, il quale ha dato un incarico a un certo Beveridge di fare un'inchiesta parlamentare sullo Stato, e Beveridge è venuto fuori con la proposta del welfare. Nel 1942, sotto le V2 a Londra, si discuteva anche di questo, di come doveva uno Stato moderno garantire la salute, l'istruzione, la sicurezza pubblica. E c'erano quindi delle cose chiarissime su che cosa era la civiltà, su che cosa era
il fondamento della coesione sociale, su che cosa doveva essere la Costituzione, sulla quale ci si mette d'accordo, i principi costituzionali su cui si costruisce uno Stato. Questo era quello che era chiaro nel 1942, nel 1946, nel 1948. La nostra Costituzione riprende esattamente questo spirito. Ora, io credo che questo spirito, che era comune, era diffuso, era alla base di quella che è diventata un'agenzia dell'ONU, che è il WHO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, aveva ben chiaro che la salute non è un problema di sanità soltanto, come noi continuiamo a dire, Puglio lo ripete, ancora più di quanto non lo ripeto io. Salute e sanità sono due cose diverse. La salute è difesa dalle condizioni di lavoro, infatti nei documenti successivi sempre dell'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice, guardate, che per la salute ci vuole un tetto, ci vuole l'equità, ci vuole l'istruzione, ci vuole un ambiente sostenibile, così. Ecco, questo è il tema di fondo. Ora, io credo che il nostro obiettivo, il nostro obbligo è quello di ricordare a qualcuno che se l'è dimenticato che questi sono i principi sui quali si sono costituiti gli stati moderni in cui viviamo. Se non partiamo da lì, se pensiamo di avere inventato noi delle cose che vogliamo imporre un capriccio, nessuno ci capirà. Io credo che dobbiamo far capire agli studenti, ai giovani, ai meno giovani, che quello di cui parliamo è qualcosa sul quale non si metteva nulla in discussione, perché a livello governativo, quando forse anche fra i conservatori, a maggior ragione fra i progressisti o i rivoluzionari, c'erano degli statisti, si pensava alla grande di che cosa dovesse essere uno Stato, di che cosa dovesse fare un governo, di quali fossero i fondamenti di una civiltà moderna. Ok, detto questo, io credo che poi viene fuori, ma e come siamo andati alla deriva su questo? Bene, di fatto sono passate delle altre idee, è passata un'altra cultura, è passato un altro principio attraverso tutta una serie di interessi, ma attenzione, sono passati perché si sono fatti passare, non è che sono passati per caso. E allora ci sono delle cadenze molto precise, delle leggi precise, delle svolte precise alle quali si è fatto poca attenzione. Io una cosa che discuto sempre con gli studenti è una legge molto importante fatta passare negli anni 80 da Reagan, che dava la possibilità alle industrie private e dall'altra parte ai ricercatori delle università pubbliche di mettersi insieme. Io ricercatore pubblico faccio ricerca, trovo qualche cosa di importante, una molecola buona, che cosa posso fare? Quella roba è mia. Posso mettermi d'accordo con un privato, vendergli la cosa, mettermi d'accordo, avere delle royalties. Questo, ma è stato visto allora, sul New England Journal of Medicine era uscito un editoriale ed era intitolato "La medicina accademica è forse in vendita?" Sì, era in vendita ed è stata venduta. Ed è stata venduta perché? Perché in questo modo si è fatto così, si è fatto sì che la ricerca si potesse fare a spese del pubblico e poi dopo il privato può entrare a comprare i risultati. Sì, si dice nel caso del farmaceutico, noi spendiamo un sacco di ricerca, è tutto falso. Loro, nei loro bilanci, spendono il 30% in ricerca, il 70% lo spendono per promuovere la vendita, la commercializzazione dei farmaci. Ecco allora, io credo che il punto principale, al di là del prendere atto che la situazione è grave, che c'è un attacco in Inghilterra al sistema sanitario che era primo nato nel 48, che c'è un attacco in Grecia che è stato sotto gli occhi di tutti, che c'è un attacco in Spagna che dalla sera alla mattina e così via, e la situazione francese, tutto sommato vista così, io penso che in Italia forse non siamo ancora ridotti in quel modo, ma stiamo rapidamente arrivarci, perché vedete le pubblicità in televisione, no? Unipolsai che propone le assicurazioni così come una roba normale, l'altra assicurazione che addirittura sfrutta il fatto che siamo nell'anno della misericordia per dire nell'anno della misericordia la reale assicurazione ti offre queste garanzie, cioè siamo allo fascio, alla deriva. Siamo sotto un pensiero unico, questo è il vero punto a cui bisogna dare una risposta, che non è una fantasia, è semplicemente ricordarci da dove veniamo, che cosa abbiamo fatto e che cosa è giusto fare da qui in avanti. E allora il punto chiave è che
L'economia deve sostenere i valori che la politica propone, non il contrario, non è che la sanità deve favorire il privato, non è che la sanità o l'istruzione deve fare in modo che si spenda di più perché dobbiamo rilanciare l'economia, ma siamo assolutamente fuori di testa. Il problema non è che noi dobbiamo fare di tutto per rilanciare l'economia, è l'economia che deve fare di tutto per sostenere quelli che sono dei diritti, sono delle acquisizioni, sono dei valori sui quali abbiamo costruito una società e una coesione sociale. Questo è il punto di partenza e quindi ci dobbiamo confrontare su questo di principio, che ad esempio, prendiamo l'altra cosa, questa questione del costo dei farmaci, il famoso Sofosbuvir che viene venduto a $70,000 negli Stati Uniti, a $37,000 alla puntata Life e a $300 in Egitto, dalla stessa casa che lo produce. Che cosa sta vendendo? Beh, sta facendo del semplice strozzinaggio. Dice, io cerco di prendere il massimo da chi me lo può dare. In Egitto è inutile che gli chieda di più, però in America gli chiede di più, in Italia ce la caviamo, ma questo prezzo dei farmaci, allora, per dirla con una persona al di sopra, come può essere Silvio Garattini, ha scritto un editoriale, questo lo ricordo sempre, lo dico ai miei studenti, che ha scritto un editoriale su una rivista che non ha una grossa diffusione, che però è una rivista scientifica, e ha detto la politica delle case farmaceutiche, dei prezzi dei farmaci, è un crimine contro l'umanità. Basta, chiarissimo. E su questo bisogna dare una bella risposta a un signore come ad esempio Alberto Veronesi, che invece sullo stesso periodo sulla Repubblica pubblicava una spalla e diceva, insomma, tutto sommato le industrie farmaceutiche hanno le loro spese, quindi è giusto che noi gli diamo più soldi, quindi il sistema sanitario bisogna rivederlo alla luce di quello. Non è così. Il sistema sanitario non può essere fatto per aumentare i profitti né delle case farmaceutiche né di quelli che trovano il modo per saltare le code, vediamo la corruzione. Quindi questa serie di problematiche vanno tutte messe in chiaro, ma vanno ricondotte ad una radice, e la radice è quella di cui si parlava prima. Se non ritorniamo su quei principi e cominciamo a farli valere e a dire che la nostra difesa dello sistema sanitario non è la difesa di privilegi che ci siamo conquistati chissà come, no, ma diritti riconosciuti e riconosciuti come fondamento di una società ben organizzata. A questo punto da lì deriva tutto il resto, che determinate scelte vanno discusse, vanno affrontate sulla base molto semplice. Di questi valori vanno giudicati se una scelta è giusta o una scelta sbagliata sulla base di, ma difende questo tipo di valori o non li difende? Se non li difende non è una scelta giusta, se li difende è una scelta giusta. Tutto lì. Però questa chiarezza di punti di vista e di prospettive basate su una radice anche di conoscenze storiche di quello che è e di idee chiare su quelli che sono i valori di fondo che vogliamo promuovere ci deve essere. Questo dobbiamo farlo a livello di coscienza delle giovani generazioni, perché il problema è molto anche quello, di coscienza nostra, di coscienza dei movimenti e poi di pressione sui politici. La pressione sui politici perché la politica non è pervenuta, perché su questo non c'è nessuno che sollevi nulla, c'è stato Bersani. Mi viene in mente che lo sento. Ma forse per il sistema sanitario bisognerebbe stare attenti a quello che sta succedendo. Forse sì, forse bisognerebbe effettivamente avere una posizione chiara. Ma se aspettiamo che maturi nella politica, credo che dovremmo aspettare molto. Quello che dobbiamo fare, se abbiamo la forza, la capacità culturale, la capacità di iniziativa, di mobilitazione, imporre questo nell'agenda anche della politica, che la difesa della salute e di tutto quello che gira intorno non è la difesa di interessi privatistici e di profitti, è la difesa di valori su cui una società si fonda.